stato inaugurato a Monfalcone un nuovo ambulatorio sperimentale di assistenza primaria a cui potranno rivolgersi gli utenti già iscritti con medici di famiglia che hanno cessato la propria attività e che non siano riusciti ad ottenere l'iscrizione con altri professionisti convenzionati. L'apertura di questo ambulatorio va a colmare il vuoto lasciato dalla carenza di medici di medicina generale. Quindi è uno strumento nuovo, sperimentale, che ci consente di garantire continuità nell'assistenza alle cure primarie di tutti i cittadini che sfortunatamente non hanno più un appoggio con medico di medicina generale. I cittadini hanno veramente la necessità di avere un medico, la possibilità di usufruire di un servizio che è quello della medicina generale. E siamo in una situazione di grave emergenza e questo è il secondo ambulatorio che viene aperto con, questo, diciamo, con questa modalità dopo il primo a Panzana, nella zona di Largo Isonzo, e abbiamo verificato anche che è molto frequentato e che funziona. L'ASAP, nelle parole dell'assessore Riccardi, è una risposta efficace alla necessità di affrontare una sfida non semplice. Noi stiamo cercando di implementare le risposte territoriali. Questa è una sfida complessa, una sfida che riguarda tutto il Paese. Scontiamo la difficoltà delle limitate disponibilità di professionisti. L'esempio di oggi è l'apertura di questo ambulatorio che sopperisce alla mancanza di medici di medicina generale. Noi cerchiamo comunque di dare delle risposte al cittadino che deve avere una risposta di cura primaria. In tal senso, ha aggiunto Riccardi, la Regione agisce con ogni mezzo a disposizione per dare una risposta ai cittadini rimasti senza medico di famiglia. Asugi ha attivato fino ad ora 5 ASAP nei territori del Friuli Venezia Giulia che in questo senso presentano le maggiori criticità. L'ambulatorio sarà attivo da sabato 1 luglio nella struttura del distretto del Basso Isontino in via Romana 34. Un professionista a turno assicurerà la medesima attività del medico di medicina generale. Gli orari: lunedì e mercoledì dalle 8 alle 10 e dalle 15 alle 17, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 10 e dalle 12 alle 14. Nella giornata di sabato la reperibilità è dalle 8 alle 10. Dobbiamo dire grazie all'azienda sanitaria, dire grazie alla Regione, perché la scelta di poter dare una risposta al cittadino è stata molto più importante di trovare una soluzione che magari in teoria oggi può non essere utile nell'immediatezza a dare delle risposte sanitarie. Quindi si fa durante un periodo di emergenza, si dà una risposta, la miglior risposta per questo periodo, per questa situazione. Dunque ci siamo, mancano pochi giorni, poi il palcoscenico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Politeama Rossetti in sala assicurazioni generali, si aprirà su The Phantom of the Opera. Ci sono, possiamo dirlo, no, Presidente Granbassi, due prime in un certo senso, il 4 e poi il 13, perché come è d'uso con le grandi produzioni, soprattutto quelle appunto di Broadway e di Londra, c'è questa, come posso dire, questo momento alle anteprime, esatto, un momento dedicato alle anteprime, quindi il 4 grande anteprima del Phantom, il 13 la cosiddetta vera e propria prima, e quindi saranno in tutto 16 rappresentazioni qui a Trieste, e devo dire che l'attesa è veramente alle stelle in questo momento.
Tra l'altro sappiamo, perché ce ne avete raccontate qualcuno, insomma, ma ci sono anche delle storie, non delle leggende, che circolano attorno al fantasma dell'opera, a questa messa in scena. Per quanto riguarda le prenotazioni, sappiamo che arriva gente da tutto il mondo. Ci sono novità particolarmente succulente in tal senso, cioè si è aggiunto qualche cosa di strano a ciò che già sapevamo? Ma si aggiungono continuamente spettatori provenienti dall'estero, siamo arrivati a 70 paesi adesso, quindi è veramente un numero incredibile, credo sia l'evento più internazionale che Trieste abbia mai ospitato, sicuramente nell'ambito teatrale. E quindi di poche ore fa un'altra prenotazione da Tokyo, altre prenotazioni da Hong Kong, continuano ad arrivare prenotazioni dagli Stati Uniti, da Londra, quindi veramente sarà un pubblico che più internazionale non si può. Qual è stata la maggiore difficoltà nel fare in modo che questo spettacolo arrivi a Trieste? Sembrava una cosa impossibile. Partiamo anche da questo, sì. Fino a un po' di tempo fa sembrava veramente un sogno quasi realizzabile. Devo dire che con il CDA attualmente in carica in teatro, così ci eravamo dati la realizzazione del Phantom of the Opera come uno degli obiettivi del nostro mandato, ma sapevamo che sarebbe stato difficilmente realizzabile. La difficoltà maggiore, forse la cosa straordinaria, è che non ci sono state vere e proprie difficoltà in questo momento. Abbiamo trovato delle collaborazioni incredibili, un gruppo di artisti eccezionali, e un produttore molto appassionato, e quindi al momento devo dire abbiamo visto soltanto grande attesa e grande fermento, ma le difficoltà speriamo non arrivino nei prossimi giorni, vere e proprie difficoltà non ce ne sono state, forse anche grazie al grande entusiasmo che tutti noi stiamo mettendo per superare quelle che al momento non ci sembrano difficoltà, ma semplicemente così piccole cose da superare per arrivare a questo obiettivo. C'è un dato da sottolineare, ed è anche la perizia, la bravura riconosciuta dei tecnici del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che collaborano desumo con la produzione, e che questo tipo di spettacolo, questo tipo di impegno mette ancor più in evidenza. Sicuramente, anche perché per noi è un periodo veramente intensissimo, abbiamo presentato qualche giorno fa la stagione 2023-2024, stiamo per debuttare con i Rossetti a Miramare, come da 4 anni stiamo facendo d'estate, e questa produzione si è aggiunta così a tutto il resto. I nostri tecnici si sono integrati benissimo con la produzione internazionale, e si temeva magari potesse avvenire qualcosa stile Torre di Babele, questo non è avvenuto, e mi ha fatto molto piacere sentire la testimonianza sia da chi viene da fuori Trieste, che dice che si è trovato benissimo con i nostri tecnici, sia dai nostri tecnici che dicono che si sono trovati benissimo con quelli che arrivano da fuori Trieste. Ma direi che il Phantom, prima di debuttare, ha già così raggiunto un risultato incredibile, che è quello dello spettacolo con il più alto incasso nella storia del teatro triestino. Abbiamo superato da qualche giorno il 1 milione di euro, e quindi ci avviamo così veramente ad ottenere delle cifre molto molto significative. Stefano Curti, direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, di che cosa parliamo nel mondo del musical, nella storia del musical, quando parliamo del Fantasma dell'Opera? Beh, diciamo che il Fantasma dell'Opera è sicuramente il musical numero uno al mondo, è lo spettacolo musicale che in qualche modo definisce il genere del musical, come se nella lirica parlassimo di Traviata o di Bohème, o nella danza di Lago dei Cigni o Schiaccianoci, cioè sicuramente uno spettacolo che è già un classico e che rimarrà negli anni un classico, perché ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono comunque unico. Di solito un grande musical ha magari uno o due brani famosissimi, pensiamo a Cats, c'è Memory, a Vita, c'è Don't Cry for Me Argentina, e parliamo sempre di musical e di capolavori di Andrew Lloyd Webber. Beh, nel Fantasma dell'Opera, nel solo primo atto, ci sono almeno 5 o 6 pezzi che
sono ciascuno degli standard classici, pezzi che vengono normalmente fatti anche dai grandi artisti, non solo del musical ma anche da artisti pop, nei loro concerti, proprio come cavalli di battaglia. C'è The Phantom of the Opera, c'è cioè The Music of the Night, All I Ask of Me, Angel of Music, cioè e tutti questi già solo nel primo atto, quindi è una cosa veramente straordinaria ed è un'occasione veramente unica per vedere quello che è proprio il musical per eccellenza. Che tipo di pubblico ci sarà, nel senso che immagino che voi vediate anche dalle prenotazioni, da tutto quanto un po', chi verrà, non tanto come ho chiesto prima al presidente da dove verrà il pubblico, ma che pubblico sarà? Ma una cosa che ci ha sorpreso molto dall'analisi dei dati che abbiamo è che è un pubblico molto giovane, cioè noi ci aspettavamo tutti un pubblico un po' più maturo, perché comunque il Fantasma dell'Opera è un classico, uno spettacolo comunque che è in scena da 40 anni e non ha degli aspetti, diciamo, pop particolarmente forti, cioè comunque è anche un musical che si rivolge proprio agli appassionati di musica lirica, di opera, eccetera. E invece la cosa che ci ha sorpreso è che l'età prevalente, la fascia di età più importante tra gli acquirenti, è la fascia dai 26 ai 30 anni e oltre il 50% del pubblico ha meno di 40 anni. E questo è stata un po' una sorpresa, però ho sentito delle interviste di Andrew Lloyd Webber, che ha rilasciato recentemente al momento della chiusura dello spettacolo a Broadway, e proprio all'annuncio della chiusura dello spettacolo a Broadway c'è stata una corsa all'acquisto dei biglietti, e soprattutto una corsa all'acquisto dei biglietti da parte del pubblico più giovane. E questo in qualche modo è un bel segno, un'attenzione anche verso il musical, ma verso il teatro in generale, perché poi alla fine comunque Fantasma dell'Opera, insomma, è un po' uno spettacolo di teatro nel teatro, perché vediamo il teatro, vediamo tanto dietro le quinte, insomma, cioè, quindi conosciamo anche tanti aspetti della parte degli attori, di quello che si prova dietro, le invidie, le gelosie reciproche, eccetera, quindi è veramente un bellissimo segnale. L'altra cosa curiosa che abbiamo notato è che abbiamo veramente dalle provenienze italiane che dalle provenienze straniere un grandissimo numero di spettatori con nomi cinesi, perché in questo momento indubbiamente nell'Oriente la musica di Andrew Lloyd Webber, in particolare il Fantasma dell'Opera, è una delle cose proprio che sono un mito assoluto. Nella messa in scena del Fantasma dell'Opera un ruolo importante lo giocano anche le coreografie. Siamo in compagnia di Gillian Bruce, che è la responsabile appunto delle coreografie di questa edizione di The Phantom of the Opera. Come si lavora sulle coreografie nuove di uno spettacolo come il Fantasma dell'Opera? Guarda, Fantasma dell'Opera è molto più staging, che non ci sono tanti numeri ballati, diciamo, perciò è molto importante la recitazione nella danza, diciamo. La difficoltà per me è stato che noi stiamo facendo con un cast che è praticamente la metà di quelle che c'era a Londra, perciò tutti l'ensemble sono cover dei protagonisti, perciò magari la cosa principale per noi nell'audizione era trovare persone che cantavano e recitavano, perciò magari tanti non erano ballerini, però io devo farli sembrare ballerini, perciò sì. Ci sono due numeri delle compagnie dell'opera che sono tutti ballerini classiche, e poi c'è il grande masquerade, che è la grande festa dove tutti devono muoversi bene, recitare bene. E noi abbiamo trovato un'altra formula, che è una sorpresa, per questa grande masquerade che tutti lo conoscono ed è meraviglioso. È uno dei, insomma, io ho visto il Fantasma dell'Opera nel 91, è una cosa che ancora ho in mente, ma sono ancora più curioso di vedere questa nuova visione. Quanto tempo ha avuto a disposizione per lavorare? Troppo poco, come sempre. Come sempre, questo. Sì, troppo poco, però la cosa è questa, che stiamo lavorando con grandi professionisti che comunque
succede sempre il miracolo. Noi siamo tutti Creative Cast molto preoccupate perché stiamo chiedendo veramente tanto da loro, ma sono talmente brave che alla fine insieme arriviamo a quelle che dobbiamo fare. Però ogni anno che lavoro trovo che c'è sempre meno tempo per problemi di budget, ovviamente. Questo è un peccato, perché magari puoi lavorare molto di più sui dettagli e invece devi fare durante il preview questa cosa adesso, capito? Okay. Oltre 200.000 soci, un valore di produzione che supera il miliardo di euro, quasi 200 realtà associate, fra cui le più grandi della regione. LegaCoop rappresenta un osservatorio privilegiato sul movimento cooperativo, ma anche sull'andamento economico del territorio. Un settore che, nonostante sicuramente le difficoltà che abbiamo attraversato fra crisi energetiche e costi delle materie prime, seppur con delle differenze settoriali anche abbastanza importanti, fotografa sicuramente una netta ripresa. L'assemblea ordinaria dei soci delle cooperative associate a LegaCoop Friuli Venezia Giulia ha fatto il punto sul presente e sull'immediato futuro, non solo del comparto. In tal senso, partendo da un'analisi di ciò che ancora non va, la Presidente ha individuato la strada che potrebbe portare ad una soluzione, soluzione che la stessa Regione sposa in pieno. In primis sicuramente la carenza del personale, la drammatica situazione non solo in ambito socio-assistenziale educativo che abbiamo segnalato più volte, ma anche figure professionali, diciamo, ad alta e bassa professionalità, ormai manca la manodopera, quindi questo è un tema che porremo fortemente, come tutte le altre anche associazioni datoriali, alla Regione, ma con l'idea di creare una partnership in particolare con la pubblica amministrazione, perché crediamo che queste soluzioni che hanno come obiettivo anche attrarre nuova manodopera debbano essere viste e affrontate in modo sistemico, in collaborazione con le imprese. Le cooperative sono un settore nel quale noi mettiamo molta attenzione, in considerazione del fatto che conoscono il mondo del lavoro, le scelte che devono essere fatte da chi ha temporaneamente compiti di governo devono essere assolutamente calibrate in questa collaborazione e dialogo con il mondo del terzo settore. C'è un dato importantissimo a livello regionale che, ad opinione della Vogrig, rappresenta un punto di partenza essenziale per affrontare le problematiche più prossime. Una riduzione del tasso di disoccupazione che per il prossimo biennio dovrebbe scendere sotto il 5%, questo vuol dire che la soluzione sarà sicuramente quella di creare maggiore occupazione fra la popolazione residente, ma la vera sfida è quella di accoglierne nuove persone da fuori che possano rispondere a queste esigenze. Ma LegaCoop guarda ancora più avanti e persegue una strada forse tortuosa, ma che prima o poi dovrà essere intrapresa decisamente. Stiamo lavorando molto anche per sviluppare delle sinergie che permettano, per esempio, un'inclusione dei migranti, a partire da situazioni in cui in questo momento è una popolazione che, per tante ragioni, anche per delle difficoltà di tipo amministrativo e burocratico, non riescono ad accedere adeguatamente alle opportunità di lavoro che noi potremmo sicuramente offrirgli, e su questo per noi è importante mettere al centro sicuramente una logica, un approccio del buon lavoro che riguarda non solo i lavoratori delle cooperative, ma tutti quelli che vorremmo ne facessero parte in futuro.